Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video, il video dei miei regali di compleanno, finalmente in realtà dei miei autoregali di compleanno, perché la maggior parte dei miei amici e mio papà mi regalano tutte cose super delicate, che se le avessi messe nel bagaglio per tornare in Olanda non sarebbero, cioè, sarebbero state completamente sfaccecate, tutte sfracellate. Quindi oggi vi faccio vedere i miei autoregali di compleanno, cioè il mio solito shopping pazzo che io, diciamo, giustifico col fatto che è il mio compleanno. Quando ho pensato di farmi un regalo per il compleanno, naturalmente e magicamente mi sono ritrovata da Chanel e volevo farmi un regalo, poi alla fine ne ho fatti due, ne ho presi due, quindi mi sono fatta due autoregali da Chanel. Ho un'altra cosina che è un autoregalo, cioè che doveva essere un autoregalo, ma che poi è stato un regalo che vi devo far vedere. E poi ci sono anche alcune cosine che mi hanno spedito le aziende che, lo so, non sono propriamente dei regali di compleanno, però sono delle cosine che mi sono arrivate che mi piacciono molto e che penso piaceranno molto anche a voi. Con questo pacchetto che mi è arrivato da Benefit. Come sapete, io ho sempre acquistato Benefit ben prima di iniziare su YouTube, ben prima di lavorare poi con loro. Queste sono le cosine che mi hanno spedito. E ragazzi, sono i kit natalizi. Oh mio Dio, adoro troppo! Piccola parentesi, tra l'altro, anche se la luce oggi è un po' diversa dal solito, perché non sto filmando con la luce naturale, sto filmando con la luce da studio, insomma, le luci per registrare, perché ormai qui in Olanda, ragazzi, alle 3 di pomeriggio praticamente già non c'è luce. È l'esatto contrario dell'inverno, cioè dell'estate, perché in estate qui c'è il sole fino alle 10, 10 e mezza di sera. A mezzanotte ancora non è completamente buio, e in inverno è l'esatto contrario, cioè alle 3 già praticamente non c'è più luce. No, vabbè, ragazzi, è il calendario dell'avvento. Io adoro, ci sono 12 caselle, purtroppo solo 12. Io amo quelli che ne hanno 24, 25, purtroppo solo 12, però quanto è carino! Oh mio Dio, non voglio andare ad aprirle adesso, onestamente. Magari ve le farò vedere su Instagram. Ho tipo 570 calendari dell'avvento che vi giuro non so cosa fare, se farvi video, se farvi le Instagram stories ogni giorno mentre li apro, cioè datemi dei consigli perché forse ne ho presi veramente troppi quest'anno. Quindi fatemi sapere che cosa preferite, così posso farvi vedere che cosa si cela all'interno. Poi ci sono questi due kit molto carine, le scatoline in latta che sono anche molto utili, che poi ti rimangono. Nel primo, quello colore fucsia, abbiamo la Hula, la mia terra preferita, decisamente in full size. Poi abbiamo uno dei miei mascara preferiti di sempre, sono strafelice di averne uno nuovo, è il The Real Magnet. Ragazzi, questo mascara è pazzesco. Poi abbiamo full size anche del Gimme Brow, colorazione 3, perfetta per me. Uso o la 2.5 o la 3 solitamente. E poi questo invece è un mini size del Hydrate Primer. Questo già ve ne avevo parlato, lo consiglio soltanto a chi ha la pelle parecchio secca perché è molto molto idratante. Se avete la pelle mista come la mia, già è troppo idratante, quindi anche per le pelli grasse decisamente sconsigliato. C'è piuttosto la versione classica che vi consiglio se non avete la pelle super secca. Poi vediamo che cosa c'è all'interno della scatolina rosa chiaro, cioè notare le decorazioni, ragazzi. C'è scritto ho 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 con le ghirlande, la cioccolata calda, vabbè, io adoro. All'interno di questa invece troviamo sempre la Hula in full size, ne ho tipo 570 adesso di Hula praticamente. Poi c'è sempre un mini size del The Pore Professional, questo è il primer che vi dicevo che vi consiglio, quello classico se avete la pelle mista o grassa. E poi c'è un altro mascara, questo è il Roller Lash, mi piace molto questo mascara, mi piace anche l'eyeliner di questa linea, però onestamente nulla batte il The Real Magnet. Altro pacchetto che mi è arrivato, questo da Skin Good Garden, ci sono i tre prodotti che più amo di questo brand, che soprattutto volevo ricominciare ad utilizzare adesso che inizia, ovvero che è già iniziata da un po', però con la stagione fredda. Praticamente sono prodotti che utilizzo appunto da
ottobre-novembre in poi. Come sapete, più di un anno ormai che lavoro con Skin Good Garden, ho avuto modo di provare tutti i loro prodotti, tutti i loro integratori sono fenomenali e oggi voglio appunto, anzi, prima voglio parlarvi di queste. Queste sono delle goccine alla lavanda con melatonina e valeriana. Si chiama Sleep Mood Elixir e sono appunto delle goccine che si prendono, eccole qui, si prendono un'ora prima di andare a dormire, ne prendo 28 la dose, praticamente sono 28, si possono prendere sia da sole che mischiarle al tè caldo, a una tisana, e mi aiutano tantissimo a prendere sonno immediatamente, non appena tocco il letto praticamente mi addormento, sono fantastiche, le avevo finite, quindi non vedevo l'ora di avere una nuova boccetta di queste. Poi i miei due preferiti che ho utilizzato tantissimo l'inverno scorso sono questi, è il Winter Boost Body Seeds, che appunto sono degli integratori, vi faccio vedere. Eccoli qua, se mi seguite su Instagram li conoscete perché già ve ne ho parlato. Questo contiene vitamina D, baobab e zinco. Io ho carenza di vitamina D, quindi per me qualsiasi supply extra di vitamina D è fantastico. Questi aiutano tantissimo a riparare la pelle dal freddo. Come sapete, la pelle va curata sia a livello locale, cioè con creme, eccetera, ma anche si cura anche dall'interno. Quindi queste sono fantastiche per rinforzare la pelle, specialmente se vivete in un posto freddo, dove c'è appunto tanto vento, eccetera, come me, queste sono fantastiche. E poi altro prodotto che ho usato tantissimo l'inverno scorso e volevo assolutamente avere anche questo inverno sono le Hydrating Skin Seeds. Queste contengono acido ialuronico e vitamina B5. Come sapete, l'acido ialuronico serve per mantenere, non per idratare la pelle, ma serve per mantenerla idratata a lungo, va a bloccare l'idratazione in superficie, sulla superficie della nostra pelle, e quindi, visto che l'inverno mi secca tantissimo la pelle, queste sono fantastiche per mantenerla idratata, non la sento tirare, cosa che mi succede solo nei mesi freddi, solo su questa parte, però è molto fastidioso. Se avete la pelle secca, sapete cosa intendo, quando la senti tirare anche sotto il make-up dà molto molto fastidio, e con queste ho risolto questo problema. Tra l'altro, mi hanno dato anche un codice sconto per voi da Skin Good Garden, ve lo metterò qui in sovraimpressione. Dice Nicole e vi dà il 30% di sconto su tutto il sito senza nessun minimo di spesa. E in più, se utilizzate il mio codice sconto, riesco anche a darvi un prodotto in regalo in full size se ne acquistate almeno 3. Comunque vi scrivo tutto qua sotto nel box informazioni, se volete provare questi prodotti trovate tutto lì. Passiamo finalmente ai miei regali di compleanno. In realtà questa prima cosa doveva essere un regalo di compleanno, come vi dicevo prima, poi in realtà è stato un regalo, però io, allora, adesso vi racconto. Praticamente volevo acquistare una borsetta Jacquemus, quelle piccoline, ok, le conoscete sicuramente, ok. So che tempo fa vi avevo detto che non ne trovavo il senso perché sono troppo piccole, però alla fine mi sono piaciute talmente tanto che volevo prendermene una, anche perché continuavo a vederle qua al centro commerciale e quindi non lo so, forse perché le ho viste talmente tanto ne ho desiderata una ad un certo punto, ok? E quindi sono andata al centro commerciale e praticamente c'erano, però tutti i modelli che c'erano erano di colori molto tristi, tipo molto invernali, molto autunnali, ovviamente, perché siamo in autunno-inverno, quindi cioè, però io le volevo bright, ok, le volevo colorate, e quindi niente, praticamente me ne sono andata molto triste. Questo era l'unico negozio che c'è qui, è un corner praticamente in un centro commerciale di questo brand, quindi non c'è il negozio proprio vero di per sé, e quindi me ne sono andata, ho pensato, ok, niente, la acquisterò su internet, perché ho visto che su internet ci sono ancora di colori accesi, sgargianti, insomma, e quindi mi sono detta, ok, l'acquisto su internet. Torno a casa e trovo l'email di Farfetch che mi chiedeva di lavorare con loro e naturalmente di scegliere un prodotto qualsiasi dal loro sito, e vedo che tra i brand c'era anche Jacquemus, quindi ad un certo punto mi sono detta, ok, cioè io stavo per acquistarla, letteralmente, meno male che non l'ho fatto, meno male che non le ho trovate al centro commerciale, altrimenti l'avrei acquistata
poi ricevermi la mail 2 minuti dopo che mi diceva prendila. Quindi questa è la storia dietro a questa borsa che adesso vi farò vedere. Dovevo acquistarla io, l'avrei acquistata, il colore non c'era e poi mi è arrivata per una collaborazione perché alla fine ho potuto scegliere quello che ho voluto dal sito. E questa è lei, ragazzi. Questa è lei. Scusatemi se non vi ho fatto proprio l'unboxing fuori dalla dust bag, ma già vi ho fatto l'unboxing su Instagram. Se avete visto le storie dell'altro ieri, sarà per voi. L'avete già vista. Se non mi seguite ancora su Instagram, sono KissandMakeup01. Cercatemi perché lì avete sempre un sacco di anticipazioni. E questa, sì, vabbè, è l'etichetta, qui c'è l'etichetta di Farfetch perché appunto l'ho presa da questo sito. Questa è la dust bag, niente di importante, e questa è la borsetta. Onestamente, dalla foto sul sito pensavo fosse un pochino più grande, forse perché la modella era molto 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 magra e molto più magra di me, quindi su di lei sta borsetta sembrava gigantesca. Su di me diciamo che sembra più piccola di quello che sembrava su di lei, però è altrettanto, cioè è comunque stupenda, ragazzi. Io vi giuro, non lo so, inizialmente non mi piacevano. Adesso le adoro, sono troppo carine. È vero che non ci sta nulla all'interno. Questa è molto molto bella perché ha anche la tracolla. È vero che non ci sta nulla all'interno, sicuramente il cellulare tipo nemmeno non ci sta, però si può sempre naturalmente affiancare ad un'altra borsetta oppure si può portare solo lo stretto necessario, che sarebbe carta d'identità, bancomat, carta di credito, chiavi di casa, un rossettino. E questo penso sia quanto. Se volete vi faccio tipo le storie Instagram per vedere quanta roba ci sta, però questa è lei. Ero un po' in dubbio se prenderla fucsia oppure di questo bellissimo azzurro, però alla fine non lo so perché mi ispirava di più questa. Forse fucsia ne ho viste tantissime in giro, invece di questo colore ne ho viste un pochino meno, ma la trovo bellissima. Tra l'altro sta benissimo anche con l'outfit di oggi, ragazzi, neanche a farlo apposta. Stupenda, stupenda, stupenda. Questo è il retro, penso l'abbiate vista bene. Ha soltanto un manico. Alcune borsette di questo brand, se non sbaglio, ne hanno due. Questa ne ha soltanto una. Appunto, c'è la tracolla che è regolabile e l'hardware è dorato. E questo è l'interno. Sì, lo so, fa quasi ridere per quanto è piccolina, ma io l'adoro. È troppo, troppo, troppo bella. Quindi, sì, questo non so se si può considerare un autoregalo di compleanno. Se vogliamo metterci di mezzo la legge d'attrazione, perché a me capitano sempre queste cose, cioè penso una cosa, non so neanch'io come mi arriva, cioè ve lo giuro, dovete crederci alla legge dell'attrazione, perché altrimenti è così, insomma. Vi ho fatto tanti video a riguardo, quindi non mi dilungherò, perché io nei miei video mi rendo conto che apro 570.000 parentesi e parlo per ore e ore e ore e non finisco più. Poi io direi, ok, mi sta cadendo tutto. Io direi di arrivare ai regali veri e propri. Allora, arriviamo Chanel. Ta-da! Passiamo a Chanel, ok, non so perché ho gridato. Comunque, questa è la borsa perché le mie borse di oggi non hanno il logo, ve lo dico subito. Ecco anche l'altra, ve lo dico subito perché. Perché avevo un po'. Allora, era già buio quando sono uscita dalla boutique qui ad Amsterdam e volevo farmi una passeggiata fino a casa e ci metto circa 20, 20. 15, 20, 25 minuti, dipende se mi fermo a fare foto o a comprare altra roba. Però non volevo farmi mezza città praticamente da sola con la busta, con due buste gigantesche Chanel al buio. Non lo so, cioè già per una donna, purtroppo non c'è niente da ridere su questo, però già essendo una donna sola in una grande città, già hai paura quando è buio e tutte le donne possono confermare questa cosa, purtroppo per noi. In più, pensate, avendo due buste Chanel, non mi sarei sentita tanto tranquilla, quindi ho chiesto alla boutique se avevano delle buste senza logo da darmi e per fortuna c'erano, perché la volta scorsa anche l'avevo chiesto, non c'erano, ma stavolta c'erano. Nonostante ciò, all'interno qui mi hanno comunque messo la busta.
ce la farò. La busta vera e propria, quindi in realtà era doppia. Ci sono peli di Denver che volano, scusate. E tada! Questa è la busta. In realtà questo non era assolutamente previsto. Il regalo doveva essere l'altro, però siccome questa era una cosa che io già avevo, che mi si è sfracellata dopo tipo 2 giorni che l'ho acquistata. E poi, allora, intanto notiamo e apprezziamo la busta, ragazzi. Adoro, mi hanno dato tipo 700 camelie. Fantastico. Adoro il pacchetto, bellissimo. Notare, tra l'altro, vabbè che io il giorno del mio compleanno in realtà ero a Trieste, quindi ho aperto tutti i regali lì con la mia famiglia e i miei amici. E c'è da notare che appunto questi erano qui ad Amsterdam e io, nonostante fossi già tornata a casa, non li ho aperti per aprire assieme a voi i miei regali di compleanno, ok? Quindi adesso sono abbastanza emozionata, perché in realtà questi, cioè io in realtà volevo quasi portarli con me a Trieste ed iniziare, cioè ed aprirli lì, però ovviamente non è tanto fattibile portarmi tutta sta roba su e giù negli aerei. Andiamo a spacchettare, no vabbè, adoro, adoro. C'è anche la carta addirittura con il logo Chanel, che non so se avevo mai visto, molto bella. Io vorrei avere tutte le cose con il logo Chanel, lo so che non è normale, però io vorrei. E sarà tipo anche quegli espositori che hanno nelle profumerie con il logo, con la doppia C di plastica che sta messo là. Cioè io sono la pazza che va a chiedere alle commesse se me lo vendono, però mi dicono sempre di no. Comunque, eccolo qui, ragazzi. Ovviamente non si capisce un tubo di quello che è, ma questo è l'Eau de Parfum Misia. Se mi seguite da anni sapete che questo è il mio profumo Chanel preferito e l'avevo acquistato alla boutique, nella boutique di Parigi? Oddio, non mi ricordo dove che l'avevo acquistato questo. Avevo preso però il la misura più piccola, ci sono 2 misure se non sbaglio, quella più piccolina e questa più grande. Mamma mia, io adoro questo profumo, cioè è mio. Cioè, sono io, questo profumo sono io. E già mi ero spruzzata quello Givenchy, quindi adesso vabbè. Oh, ragazzi, la storia di questo profumo, allora, non è assolutamente conosciuto il Misia, sicuramente non come il numero 5, che tra l'altro ho, ma preferisco di gran lunga questo. Questo appunto non è conosciuto, ma io quando l'ho provato appunto anni fa, non mi ricordo in quale boutique, mi sono innamorata di questo profumo. Istantaneamente ho capito che era mio. Un po' come l'Interdit di Givenchy. Notare la pronuncia francese, ragazzi. E un po' come quello. Anche quello lo sento tanto, tanto, tanto mio. E per questo è la stessa identica cosa. Questi sono forse i 2 profumi che io più sento miei. E se hanno usato l'Interdit di Givenchy o il Misia di Chanel, sono io, ragazzi. Questo però è un profumo che si trova soltanto nelle boutique, non nelle profumerie, non nei corner, eccetera. Questo lo trovate solo nelle boutique Chanel. E io non sono brava a descrivere le fragranze. Specialmente quelle Chanel sono molto particolari, è molto elegante, io lo definisco così, ok, io ho i miei modi, ok, per descrivere i profumi, quindi scusatemi se non avrà senso, però per me, vi dico, per me, allora, è molto elegante, non troppo serio, non troppo vecchio, ha comunque un qualcosa di misterioso e di parigino. Mi ricorda tanto Parigi, forse perché appunto quando l'ho preso la prima volta mi sa che ero Parigi. Qual è la storia di questo profumo? La storia di questo profumo è che io appunto avevo preso il flacone più piccolo e se questo sono 200 ml, penso che quello fosse 100 ml, che comunque mi sarebbe dovuto durare tantissimo, ma che cosa è successo? È successo che praticamente mi si è sfracellato. Penso di averlo portato quella volta in viaggio da qualche parte, oppure mi è caduto e mi si è letteralmente frantumato e tutto il profumo e se n'è andato in un secondo. Quindi, e poi non mi sono mai più convinta di riacquistarlo, perché ovviamente ne ho talmente tanti di profumi che mi spediscono le aziende, cioè lo sapete, la mia collezione è infinita, però mi è sempre rimasto il pallino di questo profumo che ho sempre amato e l'ho avuto solo per tipo, non lo so, una settimana prima di sfracellarlo al suolo, ok? Quindi alla fine per il mio compleanno mi sono decisa e me lo sono regalato
Questa volta però in full size, questa volta non frantumarti, questa volta devo stare super super attenta. Però appunto, se avete la possibilità di andare in una boutique Chanel, provatelo perché vi giuro, cioè sa di Nicole, se volete provare questo profumo, annusate me, come vi dico con quello di Givenchy è la stessa cosa. Quindi questo è stato il mio primo regalo, che appunto non doveva neanche esserci, ma quando l'ho visto lì mi sono detta: dai Nicole, è il tuo compleanno, fatti questo regalo così non ci pensi più. E poi arriviamo al mega regalo che mi sono fatta l'anno scorso. Se vi ricordate, il mega regalo è stato il Love Bracelet di Cartier. E tra l'altro ho una mezza idea ancora di farmi un regalino da Cartier, però forse per Natale, che è una cosina che mi piace, ma non vi anticipo di che cosa si tratta. Magari nei commenti, se qualcuno indovina, poi vi faccio sapere, vediamo. Però invece quest'anno sono andata dritta dritta da Chanel. No, vabbè, ma che cosa c'è qui? Ho visto. Mi hanno messo un bigliettino, che carini. No, vabbè, con un profumino, tra l'altro, troppo carini. E io l'ho visto appena adesso, dopo tipo un mese quasi che ho fatto acquisti lì. No, vabbè, c'è un bigliettino con Coco Chanel. Eccola qui, troppo bello. E mi hanno scritto: Dear Nicole, happy birthday, always welcome at Chanel Amsterdam. Che carino, Julian. No, vabbè, gli devo mandare un messaggio adesso su WhatsApp per ringraziarlo, perché non mi ero resa conto che mi avesse messo il bigliettino di auguri. No, vabbè, poi Chanel ha questi bigliettini di auguri bellissimi, sono splendidi, ne ho un sacco, sono uno più bello dell'altro. E arriviamo finalmente al mio regalo, e finalmente spacchetto il mio autoregalo di compleanno. Io, ragazzi, sono veramente molto sorpresa del fatto che mi abbiano addirittura messo la carta, perché di solito non te la danno la carta, questa bianca, c'è soltanto la scatola. Invece stavolta mi hanno fatto un vero e proprio pacchetto regalo, troppo troppo carino. Vabbè, bando alle ciance, lo so che volete che apra veloce. Ta-ta-ra! La musichetta non può mancare però. Ta-ta-ra! Ta-ta-ra! Altra camelia, ne avrò, non so quante ne ho di queste camelie, non so più che cosa farci. Potrei farci tipo gioielli, cerchietti, robe varie. E ta-ta-ra! Andiamo a spacchettare! No, vabbè, ragazzi, vorrei distruggere questa carta, ma mi dispiace troppo perché è troppo bella. La distruggo comunque, ho deciso. Oh mio Dio, eccola qui finalmente la scatola. Ta-ta-ra. Tanto lo sapete tutti che è una borsa, cioè possiamo prenderci in giro fino a quando volete, però lo sapete tutti. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Allora, volete? No, prima ve la faccio vedere e poi vi racconto la storia, perché anche questa ha una storia, cioè tutti i miei acquisti hanno praticamente una storia sotto. Ta-ta-ra! Spacchettiamo assieme e vi faccio vedere proprio, aiuto, come si presenta. Qui c'è il solito booklet che io non apro mai, con le istruzioni su come prendersi cura della borsa, e poi questo panno. Ok, non so perché non lo calcolo mai. E qui abbiamo. Ta-ta-ra! Ta-ta-ra! Questa è la dust bag. Ah, è solo appoggiata sopra, quindi posso farvi vedere subito. La borsa non è un modello classico, ve lo dico subito, non è un modello che vi aspettereste, non è neanche un modello molto conosciuto, però io lo conoscevo. Ta-da! Eccola qui, ragazzi, questa è una camera bag dai colori pastello stupendi, che per l'armocromia sono molto molto adatti a me. Ma la figata di questa borsa stupenda, naturalmente c'è la catena, ok? Si può indossare sia a tracolla che normalmente a spalla, ma l'ho provata a tracolla e anche con il cappotto è stracomoda, perfetta. Questa è la mia prima camera bag, ma non è solo una borsa perché è anche un portafogli. Eccolo qui, da una parte si può staccare il portafogli e in questo modo ho sia la borsa che un portafogli, che è anche parecchio grande, ragazzi, cioè è un portafogli vero e proprio,
con la parte per le banconote, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere anche l'interno. Tra l'altro, notare come appunto il portafogli sia di questo bellissimo azzurro ceruleo. Qua sotto è rosa e anche ai lati, e poi sopra di questo verdolino però molto chiaro, molto pastelloso, e anche la catena è di questo azzurro, sì, che secondo me è tipo ceruleo. E all'interno, sì, vi faccio anche vedere così vedete quanta roba ci sta, in realtà parecchia. È una borsetta parecchio grande, anche con la taschina extra qui davanti. In realtà c'era anche la versione più grande e la differenza di prezzo era irrisoria, era niente. Quindi ero molto tentata di prendere la versione più grande, le ho provate entrambe, però alla fine come bellezza proprio della borsa, non so perché, ma mi piaceva di più questa. Quella più grande, non lo so, non mi faceva impazzire indossata. A vederla ovviamente era come questa, un pochino più grande, però indossata secondo me mi sta meglio questa, che non è assolutamente piccolina. Se devo andare a confrontarla con l'altra, ovviamente questa è minuscola, però sì, non è assolutamente una borsa piccolina, ci sta parecchia roba. Quindi tra il modello più grande e questo, alla fine ho scelto questo. E se avete visto il video del mio shopping a Dubai, vi avevo fatto vedere la foto di un marsupio che era molto simile a questa borsa. La combinazione di colori era uguale, e se vi ricordate in quel video vi avevo detto che mi piaceva tantissimo la combinazione di colori di quel marsupio e che gli avevo chiesto se avevano una borsa con quella combinazione di colori, ma purtroppo no. L'unica cosa che gli era rimasta era un marsupio, e su di me, cioè sugli altri mi piace molto il marsupio. Il problema è che su di me non sta per niente bene, anche perché io tendo ad avere i fianchi, ok? Quindi andare a mettere un marsupio proprio sui fianchi non mi valorizza tantissimo, non mi piace tanto. Quindi a malincuore a Dubai poi ho lasciato, in realtà poi ho trovato un'altra borsa che sono impazzita, quella rosa, ok? Però mi è dispiaciuto tantissimo dover lasciare lì quel marsupio, perché come combinazione di colori era stupendo. Mi ricordo che chiedevo alla ragazza in boutique: ma non c'è tipo una specie di strap, una specie di catenella che potete darmi a parte, che posso mettere sul marsupio per portarlo come borsa? Cioè volevo veramente prenderlo a tutti i costi, ma non c'era, la versione borsa non c'era. Poi sono arrivata ad Amsterdam e c'era, cioè non sapevo neanche che esistesse la versione borsa di quel marsupio, però l'ho trovata. Quindi in realtà stavo cercando questa borsa da un po' e non avrei mai immaginato di riuscire a trovarla addirittura in due versioni diverse, in due grandezze diverse. Quindi ho anche potuto scegliere quella che preferivo, però sì, questa la volevo da Dubai. Questa combinazione di colori mi fa impazzire, mi piaceva troppo, ed è della collezione tra l'altro estiva, quindi erano proprio gli ultimissimi pezzi, ma non me ne frega niente se della collezione estiva. Io la uso tutto l'anno, questi colori su di me stanno benissimo, li adoro. È figata anche il marsupio, aveva la stessa caratteristica che appunto il portafogli, era rimovibile, però se non sbaglio era un pochino più piccolino. Comunque sì, adoro, adoro, adoro anche il fatto che poi si trasformi in due accessori diversi. E ve la faccio vedere anche da vicino, anche se c'è la luce puntata, ma così potete vederla bene sia davanti che sui lati. Questa è la zip e questo è il retro. La adoro. Quindi mia family, adesso mi godo la mia nuova borsetta finalmente. Questo è quanto per il video dei miei regali di compleanno, ma ormai presto vi arriveranno anche quelli di Natale, mi sa. Quindi questo è quanto per il video di oggi, mia family. Spero vi sia piaciuto, spero vi siano piaciute tutte le cosine. Io vi mando un bacio gigantesco e vi aspetto al prossimo video. Ciao.